Esiste una gravissima patologia che colpisce un runner su tre, la dipendenza da massimo consumo d'ossigeno. Ovviamente sto scherzando, non c'è nessuna malattia e non so neanche se colpisca effettivamente un runner su tre. So che ne colpisce abbastanza, ma che cos'è questa dipendenza da VO2 max, da massimo consumo d'ossigeno? Troppi runner controllano troppo spesso il valore che il proprio orologio da corsa stima di massimo consumo d'ossigeno. Attenzione, la stima è anche abbastanza accurata, soprattutto se tutti i dati imputati nell'orologio sono corretti. Certo, non toccherà mai l'accuratezza, la precisione di un test laboratorio, ma diciamo che è una buona stima per un runner amatoriale il valore di VO2 max. Il punto è che il VO2 max non è l'unico parametro importante nella corsa. Per anni la letteratura scientifica in passato ce lo dava come massimo punto di riferimento da raggiungere con una correlazione diretta tra VO2 max e risultati ottenuti. Poi dopo nel tempo la ricerca ha dimostrato che ci sono altri parametri come la capacità di utilizzare il massimo consumo d'ossigeno, la corrispondenza tra le soglie e massimo consumo d'ossigeno, l'economia di corsa. Ha dimostrato con diversi studi che atleti con massimo consumo d'ossigeno simile avevano risultati diversi, atleti con un massimo consumo d'ossigeno più basso di altri li battevano in gara, quindi si sono resi conto che il parametro, per quanto sia uno e rimane, ci mancherebbe, uno dei parametri fondamentali dal punto di vista prestazionale per la corsa, non è l'unico e non è poi così fondamentale se non è correlato con tutti gli altri aspetti legati ai fattori limitanti della corsa. Ora però, come dicevo, molti runner sviluppano questa dipendenza che ad ogni allenamento, se il VO2 max cresce, lo pubblicano fieri e orgogliosi, se invece cala, si preoccupano e si dannano dicendo che cosa avrò sbagliato questa settimana. Detto che il massimo della condizione va raggiunto quando c'è la gara, non è neanche detto che un valore di VO2 max più alto corrisponda al massimo e al picco della condizione. Come dicevo, ci sono tanti altri aspetti che potete approfondire in tanti video, il mio libro e tante altre cose che ho approfondito. Il punto però è: cercate di staccarvi da questa dipendenza, controllatelo, valutate nel tempo l'andamento del vostro VO2 max, tenete conto che i software e i firmware degli orologi si aggiornano e quindi magari cambiano anche un po' il sistema di calcolo, quindi se cala non preoccupatevi, magari non dipende neanche da voi, ma soprattutto rimanete focalizzati sull'obiettivo. Se il vostro è il miglioramento delle prestazioni, l'unico valore che conterà veramente è il tempo che farete sotto il traguardo.